Benvenuti amici di Android Blog ad una sfida tra 8 pollici. Parliamo di Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 e LG G-Pad 8.3, due tra i migliori tablet Android con diagonale intermedia tra i 7 e i 10 pollici. Uno dei due sarà in grado di primeggiare sull'altro? Andiamo a scoprirlo in questo versus. Andiamo subito quindi a vedere le dimensioni dei due tablet. Metto sopra l'LG G-Pad per farvi vedere come il Samsung sia davvero lievemente più grande. Ci sono un millimetro di differenza sia lateralmente che in senso verticale tra i due, ma il millimetro stavolta è a favore di Samsung per quanto riguarda lo spessore. Infatti abbiamo uno spessore più ridotto sul Samsung. Vi invito a vedervi le recensioni e gli unboxing dei due dispositivi e per recuperare tutte le informazioni relative a hardware e dimensioni in modo più preciso. E noi andiamo a vedere quali sono le differenze che permettono l'usabilità generale di tutti i giorni. Andiamo a parlare prima di tutto di batteria. Batteria lievemente a favore per Samsung, sono 4008 contro 4006 i mAh. Ma comunque lo Snapdragon 800 rispetto al 600 che equipaggia l'LG sembra meglio ottimizzato. Forse complice anche la versione di KitKat 4.4.2 che equipaggia Samsung, non ancora arrivata su G-Pad, dovrebbe arrivare entro l'estate. E andiamo a vedere subito dopo il display. Sblocco canonico su Samsung, sblocco con doppio tap su LG. Andiamo ad alzare un attimo la luminosità anche per quanto riguarda LG, la mettiamo al massimo, la mettiamo al massimo anche qui. Andiamo a vedere come quella di LG sia, non so se la telecamera rende l'idea, ma sia lievemente inferiore pur non compromettendo la visione durante il sole. Display con risoluzioni differenti, parliamo di una risoluzione molto alta, 1600x2560 pixel sul Samsung, parliamo di un Full HD sull'LG. E per quanto riguarda i processori che equipaggiano i due tablet, ricordo brevemente che l'800, lo Snapdragon 800 con 2 GB di RAM, sempre 2 GB di RAM, ma Snapdragon 600 per quanto riguarda l'LG. E andiamo a vedere subito il display, lo vediamo tramite questa applicazione, applicazione che ci permette di vedere la gamma cromatica. Adesso alziamo la luminosità su entrambi i dispositivi in modo da farvi vedere come vengono riprodotti in modo differente le varie tonalità di colore. Questo è il verde, il blu. I bianchi, anche qui troviamo sempre una luminosità leggermente superiore sul Samsung, grigi e neri. Per quanto riguarda i neri, sono anche qui un filo più neri su Samsung, gli angoli di visione invece praticamente si equivalgono. Torniamo indietro, tanto potete vedere come i tasti siano su display per quanto riguarda LG, come siano su scocca per quanto riguarda Samsung, e sono tra l'altro con una configurazione differente. Abbiamo il multitasking, la home, il tasto indietro sul Samsung, mentre abbiamo i tasti personalizzabili su LG. Possiamo aggiungere o togliere le funzioni che vogliamo e possiamo aggiungere ad esempio il tasto che abbassa la tendina, ma comunque vi rimando, ripeto, alle rispettive recensioni per vedere le funzioni principali. Andiamo a vedere un attimo il client email di entrambi i dispositivi, come sia comunque davvero ottimo su tutti e due i dispositivi. Apriamo la stessa email, vi faccio vedere come come la mail abbia il pinch out su tutte e due i dispositivi, nonostante la versione di Android che equipaggia LG sia indietro rispetto a quella che equipaggia Samsung. E dalle mail ci ritorno un secondo, vi faccio vedere le differenze a livello delle tastiere aprendo una nuova email.
Tastiera che è molto simile e completa su entrambi i dispositivi. Samsung però dà questa possibilità di separare le tastiere, cosa che non avevo fatto vedere nella recensione. Vi faccio vedere adesso la tastiera, tra l'altro risulta anche flottante a livello e la possiamo mettere dove vogliamo. Tastiera che comunque è rapida in tutte e due i casi. Adesso non, per non incartarmi, non scrivo testi, ma vi assicuro che comunque la tastiera è rapida e veloce in tutti e due i tasti, con il vantaggio di quella di Samsung nel poter avere queste differenti configurazioni, cosa che non è possibile per quanto riguarda LG. La personalizzazione rimane comunque molto alta. Usciamo, torniamo un attimo alla email, usciamo dalla email, scusate, e vi parlo di browser web. Apriamo entrambi i browser stock, andiamo, qua si sta caricando il Corriere, ma noi facciamo così e andiamo ad aprire il nostro sito, che troviamo tra i preferiti, mettetecelo anche voi. Proviamo a cliccare contemporaneamente, ricordando che i tablet sono attaccati alla stessa rete wifi. Ovviamente qua sto facendo un attimo di confusione, riapriamo e per non falsare la prova ve lo farò ricaricare in questo modo. Ecco fatto, arriva un attimo prima LG. Non capisco che problemi abbia Samsung. Beh, non mi dilungo più di tanto, anche perché la velocità di caricamento dipende comunque dalle priorità che dà il router, ma vi faccio vedere come sia differente lo scroll. Un filo di attesa per entrambi i dispositivi. LG dopo un po' si riprende un attimo. Apriamo una news, vediamo cosa succede, cliccando sul relativo link. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta cliccare contemporaneamente. Stavolta è arrivato un attimo prima Samsung. Infatti, come vi dicevo prima, non è questa indicazione della bontà del browser. Come dicevo, navigazione che però risulta un attimo più fluida nello zoom sul Samsung, ma fluida nello scroll, più fluida su LG. Quindi io darei un pari merito come navigazione web. Usciamo adesso dalla navigazione web e andiamo a vedere il reparto gaming. Cercherò di non dilungarmi troppo aprendo Real Racing. Intanto vi faccio vedere, cercando di mettere i tablet uno sopra l'altro senza che escano dall'inquadratura. Ecco fatto. Vediamo chi carica prima. Direi Samsung. Aspettiamo. Sì, carica un attimo prima Samsung, ma d'altronde il processore è più potente. Intanto abbasso un attimo il volume, se no non ci sentiamo più. Sinistra, destra e... Adesso aspetto un attimo su LG e parto con Samsung. Metto in pausa Samsung e alzo... Intanto cerchiamo di organizzare il volume alzando quello di LG e abbassando quello di Samsung. Sinistra, destra. Questo e questo. E partiamo. Ok, usciamo dall'LG, cerchiamo di uscire anche dal Samsung senza incartarci troppo. Vediamo un po', ecco fatto. Benissimo, allora cosa dire della parte gaming? Tutte e due, il gioco è davvero fluido, è davvero godibile a tutti gli effetti. Troviamo nello Snapdragon 800, ma non proprio in quello, soprattutto nel display di Samsung, comunque un valore aggiunto anche per quanto riguarda la parte gaming.
Passiamo adesso a una parte, un filo secondaria, parliamo di fotocamera, fotocamera da 8 megapixel su Samsung, da 5 su LG, queste le interfacce che ormai abbiamo imparato a conoscere dei due dispositivi e foto ovviamente appannaggio di Samsung, perché comunque la camera integra anche il flash LED e nonostante questa non sia forse una discriminante principale nei tablet, comunque la differenza di megapixel si sente, così come la qualità del sensore. E per quanto riguarda gli scatti effettuati, come detto, rispecchiano ciò che ho detto poco fa parlando delle impostazioni non, e abbiamo un vantaggio abbastanza notevole per quanto riguarda Samsung. E andiamo a vedere un attimo anche l'interfaccia, come le interfacce siano diverse a livello di impostazioni tra i due produttori, nuova TouchWiz su Samsung, ma comunque tutte e due chiare, e a tab quella di Samsung, tutto a scorrimento verticale su quella di LG. Suite Office, Ancom su Samsung, classico Office, non ricordo adesso qual era, quello di, ecco, Copolaris Office, quello di LG, scusate tanto che non prendo in mano il G-Pad, quindi qualcosa posso anche dimenticarmelo. E per quanto riguarda la dotazione, ricordiamo che non c'erano le cuffie nella confezione di LG, cosa che invece c'era su quella di Samsung. E andiamo adesso alla riproduzione musicale, giusto parlando di cuffie, vi faccio sentire prima su LG, cerchiamo di aprire tutte e due contemporaneamente e vedere, andare all'inizio. Ok, apriamo adesso la stessa brano sul Samsung. Allora, il volume è abbastanza alto per entrambi, l'effetto stereo si sente di più su LG perché le casse sono più distanziate, ma la corposità del suono e la qualità in generale va di nuovo appannaggio del Samsung e risulta un suono più completo e più corposo. E parliamo adesso un attimo di materiali. Io qui darei un pari merito, sì LG ha l'alluminio posteriore, Samsung è comunque tutta plastica, ma devo dire che comunque questi abbinamenti che fa Samsung, questa plastica gommata, restituiscono un touch and feel davvero buono e rendono il tablet molto elegante, perché anche visto in mano durante l'uso quotidiano delle persone risulta piacevole alla vista. L'alluminio di contro è sì più pregiato, ma risulta più freddo e un pochettino più scivoloso a livello di materiali. E passiamo adesso alla discriminante principale, cioè il prezzo. 410 euro il listino di Samsung, 300 euro 299 quello di LG, ci sono praticamente 100 euro di differenza. Se andiamo online, considerato che LG è uscito prima, la forbice si allarga anche quasi a 150 euro di differenza. Li vale in più il Samsung? 100 euro sì, li vale di più il display, la fotocamera. Comunque risulta un po' migliore in tutti i campi di usabilità generale. Comodo la funzione Tok Tok di LG, comode le personalizzazioni a livello di interfaccia di Samsung con la magazine UI e con il multi windows qua che possiamo aprire lateralmente, e multi windows che si traduce in applicazioni flottanti nelle classiche Q slide app per quanto riguarda LG. Comunque tutti i software davvero personali e comunque pratici nell'uso, che aggiungono molte funzioni. Troviamo in Samsung, continuo ad elencare i vantaggi, una versione di Android più aggiornata, troviamo un display molto più risoluto, una batteria leggermente superiore, una fotocamera superiore. Ma quindi sì, i 100 euro sono giustificati, su 150 un attimino di pensiero bisognerebbe farcelo, perché comunque anche LG permette un uso generale completo a tutti gli effetti, senza impuntamenti e risparmiando anche qualcosina.
Chi vince in senso stretto vince Samsung. Se andiamo a contare il prezzo e siamo ad un pareggio, quindi il consiglio è sempre quello di pensare alle vostre esigenze. Se volete risparmiare un centinaio di euro e avere comunque un tablet che fa bene tutto quello che deve fare, puntate su LG. Se volete tutte quelle cose in più, quei piccoli miglioramenti che comunque si notano nell'uso quotidiano di un tablet, se siete quindi gente che usa molto il tablet, investite questi 100 euro in più nell'acquisto del Galaxy Tab Pro 8.4. Due ottimi dispositivi comunque nel panorama Android per una diagonale che secondo me è l'ideale compromesso tra le varie dimensioni di tablet. Per questo Versus è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.